Ciao a tutte, allora sto per uscire, ma fin tanto che non arrivano a prendermi, ne approfitto per fare un video. Volevo partecipare anch'io a quel video tag tanto carino sui 10 fatti random su di me. E non ho fatto una scaletta perché mi è venuto in mente adesso di farlo nel frattempo appunto che sto aspettando, quindi comincio. Primo fatto random, allora penso di essere una delle poche persone al mondo che ha messo l'apparecchio ai denti, non per riaddrizzarli, perché inizialmente i miei denti erano dritti, me li hanno spostati loro per risolvere un altro problema e quindi i miei denti, cioè, vi metto una foto. Come avete visto, i miei denti erano dritti e quindi me li hanno spostati loro e adesso sono 6 anni che sto combattendo per cercare di rimetterli a posto e peraltro mi hanno detto che con l'apparecchio non riusciranno mai a rimetterli come stavano prima. Quindi probabilmente dovrò ricorrere a quelle mascherine invisibili, l'Invisalign, perché con l'apparecchio ortodontico questo qui non riuscirebbero a rimettermi come stavano prima. Fantastico. Secondo fatto random, quando ero all'asilo, un bambino molto molto cattivo prese una matita, ecco, prendo un pennello per farvi esempio, anzi prendo un pennello penna, prese una matita molto molto temperata. Io non ricordo bene com'è andata la dinamica del fatto. Fatto sta che mi ha tirato questa matita in fronte e mi era rimasta la punta della matita nella fronte. Per begli anni mi si vedeva qui, tipo se avessi un tatuaggio, un puntino proprio. E ora con gli anni diciamo che non si nota più, per fortuna. Ma quel bambino, guarda, lo odio. Non so chi sia, sinceramente non ho idea di chi fosse. Ma se mai lo rincontrerò davanti a me, ho stampata la sua faccia e non se la passerà di certo liscia. No. Terzo fatto random su di me. Allora, sono allergica al pesce. Tranne al tonno, non so per quale assurdo motivo. Ed è, diciamo, dall'età adolescenziale, quindi ogni volta che dico questa cosa, mi sento fare battutine a dire del cavolo. Pensavo che crescendo, diciamo, questo tipo di battutine, ho detto vabbè, ora perché ragazzetti, 13 anni, è normale fanno queste battutine. Invece mi rendo conto che no, non è cambiato nulla, nonostante io ora abbia 24 anni e mi rapporto a persone molto molto più grandi di me, non è cambiato niente. Fatto random, amo mangiare il dolce per poi rimangiare subito dopo il salato, per poi magari se ho ancora un po' di fame rimangiare un pochino di dolce. Quinto fatto random, ho il secondo dito del piede più lungo dell'alluce e questa è una cosa che a me dà tremendamente fastidio, vi metto una foto del mio piedino. L'estate quindi con le scarpe aperte per me è una tragedia. Fatto random numero 6. Se nei video mi riprendo sempre da questo profilo, c'è un perché, perché questo lato del mio viso è migliore dell'altro lato, nel senso, non so perché, di qui mi piaccio. Se mi metto in quest'altro lato, sono completamente diversa. Cioè, completamente, completamente no, però sono diversa. La forma degli occhi mi sembra sia diversa, le guance, il naso addirittura di profilo mi sembra diverso e quindi anche nelle foto cerco sempre di stare da questo lato. Settimo fatto random. Sono perennemente in ritardo e negli unici momenti in cui riesco io a non essere in ritardo, puntualmente tutti gli altri sono in ritardo, come stasera. Settimo fatto random. E no, penso sia l'ottavo. Sì, forse ottavo. C'è una scena nella mia memoria che mi perseguita da anni perché io non capisco se è una cosa che sia accaduta realmente o se è stato soltanto un sogno frutto della mia immaginazione. Comunque, all'asilo dove andavo io, praticamente ci facevano fare merenda e poi quando tutti avevano finito di fare merenda si poteva uscire fuori in cortile. Io ho questa scena di me. Ecco, interrotta sul più bello e adesso devo andare via. E praticamente ho questa scena di me che mangio un buon dì, che per me era proprio tanto, calcolate, non riuscivo a finire neanche un succo di frutta perché mi si riempiva subito lo stomaco. E ho questa scena di me bambina che cerco di finire questo buon dì che non finiva mai e tutti i bambini che ce l'avevano con me perché dovevamo uscire fuori in cortile e non si poteva uscire se io non finivo il mio buon dì. E non so se è accaduto veramente o no.
Sarà un dubbio che porterò con me per tutta la vita. Fatto random numero 9, sono estremamente vendicativa, possono passare anche anni, ma io aspetto, come trovo l'occasione giusta, te la faccio pagare se mi hai fatto qualcosa. Fatto random numero 10, riesco ad essere in ritardo anche per una volta che non sono in ritardo. Quindi scappo, ciao!